Buonasera e bentrovati alla seconda edizione del nostro TG6 che apriamo con le notizie provenienti dalla Francia, i terribili attentati della notte scorsa che hanno colpito la capitale transalpina, bilancio pesantissimo e che in questi minuti è di 128 morti, 250 feriti, di cui 99 in condizioni molto gravi. Sono stati operati degli arresti dalla polizia francese per alcuni sospettati di aver posizionato le bombe, di aver fatto esplodere degli ordigni, e intanto una ragazza italiana, Valeria Solesin, di 28 anni, risulta al momento irrintracciabile. Altri due connazionali sono feriti e noi abbiamo raccolto una importante testimonianza su quanto accaduto nelle ultime ore a Parigi grazie al ristoratore abruzzese Paolo Lupidi, rientrato ieri sera proprio dalla Francia. Il ristoratore abruzzese in contatto continuo comunque con la figlia che vive e lavora e si trova in queste ore proprio a Parigi. Ascoltiamo. Come l'11 settembre, è terribile, terribile. Mia figlia, io sono arrivato a Roma, mi ha chiamato e ha detto: papà, guarda che qui è un bordello. Dopo ho chiamato anche i miei colleghi al ristorante, in effetti dopo a mezzanotte la polizia ci ha fatto chiudere il ristorante. Normalmente noi chiudiamo alle 5 di mattina, ma ieri, anche stasera ci abbiamo la stessa, ho chiamato il mio collega, chiudiamo anche a mezzanotte, ci sono... Controlliamo i sacchi quando la gente arriva, le borse, tutto. Quando arriva al ristorante c'è un controllo pauroso. E stamattina, per dirti, racconto tutti... Normalmente la mattina apriamo il ristorante con 40 persone e stamattina sono venuti a lavorare in 10. E tutti quanti hanno paura di uscire di casa, c'è il terrore a Parigi. Infatti ho chiamato il mio collega poco tempo fa, mi ha detto che il ristorante è vuoto. Tutti i magazzini, i centri commerciali... Sono veramente i musei chiusi, la Torre Eiffel è chiusa, tutto chiuso oggi, veramente. E adesso c'è, mi hanno detto che c'è un inseguimento con una macchina armata della polizia, non si è fermata, fu un posto di blocco. Il primo è successo allo stadio di Saint-Denis, il primo kamikaze che è esploso era verso le 9:30, come ha detto il mio, perché c'era un amico che era allo stadio ed è stato veramente... Lui sta con suo figlio, mi ha detto, credo che non va più allo stadio lui, mi ha detto, ho visto la morte. E è rientrato a casa alle 2 di notte, perché dopo hanno bloccato tutti, non facevano uscire nessuno, perché avevamo paura di altri attentati. È arrivato a casa alle 2 di notte, senza taxi, niente trasporti, veramente un caos era a Parigi, era un caos. Testimonianza davvero toccante quella di Lupidi. Noi restiamo sempre su questo argomento perché proprio sugli attentati di Parigi è arrivata oggi anche una riflessione del presidente della regione Luciano D'Alfonso. Dinanzi alle immagini e alle notizie che arrivano dalla Francia, ha detto il governatore della regione, è facile cadere nella tentazione di reagire emotivamente. Invece dobbiamo fare appello a tutta la nostra razionalità per capire cosa è accaduto e soprattutto perché l'Islam è una religione, ha detto D'Alfonso, e come tale va rispettata, mentre chi uccide e semina terrore non merita rispetto, ma solo il giusto castigo. Prego per tutte le vittime degli attentati di Parigi, ha detto ancora il presidente della regione, prego affinché non si debbano piangere altri morti per assurde guerre di religione, prego per una pace che sia anche figlia dell'integrazione. Noi lasciamo questa doverosa pagina relativa agli attentati di Parigi e parliamo di cronaca locale. Andiamo a Pescara, dove si torna a dibattere sulla criminalità in città, in alcuni quartieri della città, e soprattutto dell'assenza di sicurezza. Ne ha parlato questa mattina il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari, che soprattutto per il quartiere Fontanelle è tornato a chiedere un presidio fisso delle forze dell'ordine, il servizio di Francesca Romana Testi. Un presidio fisso per le forze dell'ordine e lo sgombero degli occupanti abusivi con i fondi già stanziati nel bilancio della regione Abruzzo. Si torna a parlare di Fontanelle a Pescara, dove si ripetono episodi di spaccio e di prevaricazione nei confronti di tanti cittadini ormai stanchi e spaventati. L'emergenza sicurezza è alle stelle, non solo via caduti per servizio, ma oggi noi stiamo qui per denunciare
una serie di stanze provenienti dal territorio: Rancitelli via Lago di Borgiano, Fondanelle via Caduti per Servizio, le zone Gescal di Pescara e San Donato. Abbiamo raccolto le stanze di tutti i quartieri di Pescara e stiamo per organizzare una grande mobilitazione sotto al Palazzo della Regione Abruzzo. I cittadini addirittura oggi ci hanno denunciato che si trovano il tossicodipendente fuori dalla porta con la siringa messa nel braccio e non riescono neppure a uscire dal portone, hanno paura, ci sono i bambini che entrano in contatto con le siringhe nei palazzi e stiamo parlando di alloggi popolari. L'appello di Domenico Pettinari è rivolto al presidente della regione D'Alfonso, al sindaco di Pescara Marco Alessandrini e a tutti gli attori indispensabili per il compimento di un piano che chieda finalmente sicurezza a uno dei quartieri più sensibili della città. Erano stati stanziati fondi regionali grazie al Movimento 5 Stelle per lo sfratto degli abusivi, perché c'è anche il problema degli occupanti abusivi. Non si riescono a mettere attorno a un tavolo gli attori competenti che sono Regione Abruzzo Ater, sindaco di Pescara, per definire quali sfratti fare. Cioè non è più possibile, qui ci sono vittime di violenze, di angherie, persone che non ce la fanno più a convivere con gli occupanti abusivi, che maggiormente le volte sono criminali puri pregiudicati. Parliamo ora di politica. Contro una legge elettorale considerata anticostituzionale, l'Abruzzo, come altre regioni d'Italia, presenta un ricorso motivato in 12 punti in cui si mostra l'assenza della democrazia nell'Italicum. Una manovra congiunta che vede come protagoniste tutte le regioni d'Italia. L'obiettivo è quello di dimostrare e far riconoscere l'incostituzionalità dell'Italicum e a questo scopo ogni attore mette in campo una figura professionale di riferimento. La legge elettorale mostra diversi punti ai quali appellarsi. I motivi sono gli stessi che erano stati presentati anche quando si era fatto ricorso contro il cosiddetto Porcellum, essenzialmente le liste bloccate e un premio di maggioranza spropositato. In questi casi il dubbio è sempre quello dei tempi, quanto ci vorrà? Confidiamo questa volta che il Tribunale voglia subito rimettere gli atti alla Corte Costituzionale. Peraltro aggiungo che abbiamo utilizzato uno strumento diverso dalla citazione, un ricorso d'urgenza quasi, diciamo un ricorso ex articolo 702 bis del Codice di Procedura Civile, che consente di andare subito a decisione. Si tratta di salvare la Costituzione, secondo le forze politiche scese in campo. A rispondere all'appello, infatti, secondo le carte presentate da SEL, ci sono anche Rifondazione Comunista e Movimento 5 Stelle. Ma penso innanzitutto i cittadini che hanno capito di che cosa si tratta. Poi ci sono delle forze politiche come la nostra, Sinistra Italiana, che in Parlamento si è battuta con tutte le forze che aveva a disposizione per contrastare una legge che noi riteniamo assolutamente incostituzionale, perché lede il principio della sovranità popolare, non riconosce ai cittadini il potere di scelta dei parlamentari, perché le liste sono in gran parte bloccate, quindi i 2/3 dei parlamentari saranno decisi dalle segreterie nazionali dei partiti, e poi soprattutto prevede un premio abnorme di maggioranza, perché non c'è nessuna soglia di accesso. Parliamo ora di agricoltura, perché l'Unione Europea ha approvato il piano di sviluppo rurale 2014-2020 della regione Abruzzo. La dotazione finanziaria messa a disposizione per i prossimi 7 anni è di 432 milioni di euro. Vediamo. 432 milioni di euro per i prossimi 7 anni, e questa è la cifra che verrà distribuita in Abruzzo per il piano di sviluppo rurale. Una grande conquista per la regione, che vede crescere significativamente la quota dei PSR nell'arco degli ultimi 14 anni. Ieri abbiamo avuto l'adozione ufficiale del piano di sviluppo rurale 2014-2020. Entro l'anno pubblicheremo i primi bandi, innanzitutto riservato ai giovani. I giovani saranno accolti nella nuova comunità agricola regionale e poi tantissime altre misure e opportunità per tutto il comparto agricolo regionale. Le categorie di intervento individuate per l'Abruzzo comprendono investimenti materiali, insediamento di giovani agricoltori e sviluppo nuove attività extra-agricole, servizi di base per aree rurali, investimenti forestali, formazione e consulenza. Le misure più importanti, oltre ai giovani, riguarderanno la competitività delle imprese, lo sviluppo delle micro e macro filiere, la gestione del territorio, le acque, la viabilità, una serie di opportunità e anche
di grandi situazioni positive per la nostra comunità agricola regionale, a partire dall'aggregazione, dalla cooperazione, dallo sviluppo rurale nel suo complesso. Quali restano i settori trainanti per l'Abruzzo? Sicuramente il settore del vino, il settore dell'olio, ma ci sono anche tantissime altre opportunità previste nel PSR. Innanzitutto la zootecnia, sia da carne che da latte. Dobbiamo ripristinare con successo i grandi successi del passato della zootecnia regionale. All'interno del PSR ci sono opportunità, misure e soprattutto dotazioni finanziarie necessarie per riprendere questo percorso. Cambiamo pagina, la regione Abruzzo dice no alla centrale di compressione gas a Sulmona, a breve sarà il Consiglio dei Ministri a decidere, il no degli enti locali potrebbe non bastare. Una centrale di compressione gas a Sulmona, l'Abruzzo, oggi a Roma ha presentato e ripetuto il suo diniego alla realizzazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, contando che si tratta di un territorio sismico. Noi abbiamo dato attraverso 3 deliberazioni di giunta regionale fino a settembre scorso il diniego all'intesa come è previsto per legge, per tutta una serie di motivazioni, per la problematicità del territorio in cui deve insediarsi, ovvero la Valle Peligna, ad alta sismicità, dalle valenze ambientali e paesaggistiche non indifferenti, a ridosso del Parco Nazionale della Maiella, della Badia Morronese. Insomma, per tutta una serie di motivazioni anche per il modello di sviluppo che quel territorio vuole darsi, improntato alla valorizzazione delle emergenze culturali e architettoniche che vi sono presenti da secoli. A questo punto la palla passa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che, dice la legge, sentito il Presidente della Regione, decide se sì o se no, cioè se autorizzare definitivamente o meno, e se l'autorizza definitivamente sarà una centrale di compressione alimentata a gas, quindi con emissioni in atmosfera e quant'altro, su cui, ripeto, la Regione Abruzzo prima del 2011 non si è espressa. Tempi stretti per l'Abruzzo, che ha espresso questa volontà solo in ultima battuta a luglio, la prima volta. Come sottolinea il sottosegretario alla Presidenza della Regione Mario Mazzocca, ora resta solo da attendere la decisione del Consiglio dei Ministri. Aggiungo, la Regione non ha dato nessun parere a suo tempo, ecco perché adesso vedere una risoluzione presentata da membri del centrodestra che comunque erano governo fino al 2014, fino a giugno 2014, e quando allora si aveva tutta la possibilità di esprimere il proprio dissenso, ecco, non la vedo una nota suonata, per usare un eufemismo. Parliamo ora di sanità. Protesta oggi a Penne per la chiusura del punto nascite dell'ospedale San Massimo della città vestina. Tanti i cittadini scesi in strada. Vediamo il servizio realizzato da Antonio Recanati. L'area vestina torna in piazza sulla sanità, torna con un altro corteo, quella sanità, quel comitato dell'area vestina che dice no allo smantellamento progressivo. Gabriele Frisa, che è il portavoce del comitato lotta della sanità vestina, ecco, cosa chiedete ancora una volta alla regione? Noi chiediamo investimenti, investimenti, perché dei tagli ne abbiamo avuti da 20 anni a questa parte, solo tagli e investimenti di poco superiore allo zero. Siamo passati dal 98 al 2015 alla metà dei posti letto e questo non ha portato a nessun risparmio in tutto Abruzzo. Avete detto che il tempo delle promesse è finito. Sì, qui sotto le campagne elettorali tutti promettono investimenti e poi nei fatti fanno tagli. Chiodi ha tagliato il reparto rianimazione, dal fondo si appresta a tagliare il reparto maternità. Ed investimenti nessuno dei due li fa. I tagli non portano a nulla, avete detto. I tagli non portano a nulla tranne per i guadagni per le lobby delle cliniche private, non certo per i guadagni cittadini, che nelle cliniche private si sa, se hai soldi ti curi, se non hai soldi non ti curi, ti fanno il minimo indispensabile con le convenzioni. Io credo che i tagli siano altri. Per esempio abbiamo 90 dirigenti della regione Abruzzo che prendono 100.000 euro l'anno, 90, tra cui da Mario 130.000 euro all'anno più l'auto blu, la metà dello stipendio di Barack Obama, che è il presidente degli Stati Uniti. Figuriamoci un po' voi se bisogna tagliare la salute, che è un diritto di tutti.
Noi da Penne andiamo a Pescara per parlare del sit-in di protesta dei consiglieri comunali del centrodestra contro la costruzione del Ponte del Cielo nella zona del tratto di mare di Piazza Primo Maggio alle spalle della nave di Cascella, e questa mattina è stata mostrata anche una lettera di Tommaso Cascella, il figlio di Pietro Cascella, l'autore appunto della nave di Cascella che è stata posizionata proprio al centro di Piazza Primo Maggio, dove dovrebbe sorgere il Ponte del Cielo. Vediamo il servizio. Sit-in del centrodestra unito questa mattina a Pescara davanti la nave di Cascella, non a caso, per dire no al Ponte del Cielo. Sosteniamo la posizione forte della sovrintendenza. Ieri sera il maestro Tommaso Cascella, il figlio di Pietro, mi ha inviato una lettera che ovviamente mi ha detto di pubblicare, di rendere nota, in cui si oppone fortemente alla realizzazione di questo cerchio. Lui lo definisce un cerchio che creerebbe un blocco rispetto all'opera del padre, che quando posizionò questa nave di fronte al mare, qui di fronte a questo spazio libero, lo fece proprio perché voleva che ci fosse un collegamento diretto fra la nave e il mare, a simboleggiare questo contatto tra Pescara e il mare, unico, perché noi viviamo non soltanto sul mare, ma viviamo con il mare. Avevate pensato inizialmente anche ad una raccolta di firme? Aspettiamo il parere definitivo della sovrintendenza. Noi ci auguriamo che Alessandrini, Del Vecchio, D'Alfonso mettano da parte questa loro scellerata idea, capiscano che non si può imporre, come dice Tommaso Cascella, un'opera che non ha nulla a che vedere con questo spazio. Carlo Lizza, ex vice sindaco di Pescara, in questa vicenda del Ponte del Cielo, siamo davanti alla nave di Cascella, il suo pensiero qual è? È una offesa senza aggettivi al lavoro di Pietro Cascella. Perché? Pietro ideò questa cosa, eravamo a pranzo, lui era venuto a Pescara, inaugurammo l'ampliamento del Museo Cascella, venne e lo portai a casa mia a mangiare una cosetta. E mentre eravamo a pranzo disse: senti, Pescara c'è il mare e il fiume, pensa una cosa. Pensò questa nave diretta verso l'infinito. E poi esponemmo il bozzetto al comune di Pescara e quindi ritengo che una passeggiata così sia cosa superflua e non, come dire, fa emergere la bellezza grandiosa di questo monumento. Andiamo avanti con il nostro telegiornale. L'associazione AGBE mette in guardia dai falsi volontari che chiedono oboli per la beneficenza. Intanto parte la campagna fra i negozianti, controlli sui documenti di chi cerca fondi per le opere di bene, soprattutto all'esterno dei centri commerciali. Vediamo. In Abruzzo tantissime sono le segnalazioni di volontari presenti, anche per brevi periodi di tempo, all'interno di centri commerciali o fuori dai supermercati. Spesso questi volontari, generalmente provenienti da fuori regione, dopo aver richiesto denaro non sanno motivare il loro utilizzo, argomentando in maniera vaga e non circostanziata la scusa di bambini malati in ospedale e adducendo in molti casi patologie gravi come la leucemia o tumori di vario genere. Le segnalazioni hanno raggiunto la AGBE, l'associazione che da 16 anni si occupa di bambini affetti da leucemie e tumori solidi, offrendo alloggio e servizi alle famiglie, che oggi esprime il desiderio di mettere in chiaro alcuni punti per rendere più semplice alle persone il confronto con questi pseudo volontari. Riceviamo telefonate, ma ne riceviamo diverse, anche di domenica telefonano amici o nostri volontari, dice: guarda Massimo, che c'è una pseudo associazione in questo iper, sta chiedendo i soldi per i bambini malati di leucemia, o c'è questa associazione di clown che sta chiedendo i soldi per i bambini. La fortuna è che a volte intervenendo i carabinieri o le forze dell'ordine riescono quantomeno a far capire che forse è il caso di smettere. Purtroppo le leggi che ci sono non contemplano nulla, tutti sono liberi di chiedere fondi. A sostenere la causa dell'AGBE si sono unite anche associazioni di categoria come Confesercenti e CNA, cercando di diffondere anche verso gli esercenti la consapevolezza del fenomeno e offrendo alcuni dettagli per non finire nella rete delle truffe.
Le associazioni di volontariato, quelle che sviluppano progetti seri, non chiedono soldi nei parcheggi dei centri commerciali, non chiedono soldi con il porta a porta, non vanno a cercare i 5 euro per acquistare l'ambulanza a casa delle persone e non si presentano senza realmente un identificativo, un tesserino reale, una divisa addosso, che sia anche una t-shirt di un'associazione. Ma quello che vogliamo dire a chi fa beneficenza, innanzitutto non fermatevi a farla, ma soprattutto fatela incominciando a fare una piccola ricerca sulle attività che svolgono delle associazioni. Noi riteniamo che faremo la nostra parte, bisogna sensibilizzare il mondo di chi svolge le attività economiche che sono ogni giorno punto di riferimento anche delle associazioni di volontariato per la richiesta di fondi, in modo tale da cercare di veicolare il più possibile le poche risorse che hanno a disposizione i nostri soci, i nostri associati, a progetti che avranno effettivamente, hanno la loro valenza e potranno portare al raggiungimento di obiettivi precisi. E noi ora ci spostiamo all'Aquila, perché la ricostruzione della Basilica di Collemaggio sarà un esempio di trasparenza e legalità grazie ad un protocollo firmato anche dal prefetto dell'Aquila Francesco Alecci, che proprio ieri aveva usato parole dure contro la corruzione dilagante in città, dicendo che alcuni morti di fame delinquono per reati di poche migliaia di euro. Vediamo il servizio di Germana D'Orazio. La ricostruzione della Basilica di Collemaggio, simbolo della città dell'Aquila, diventa occasione per la realizzazione di un protocollo sulla trasparenza per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità negli interventi di ricostruzione. Il documento, tra i cui firmatari c'è il prefetto dell'Aquila, Francesco Alecci, l'amministratore delegato di Ani Servizi, Claudio Brega, il soprintendente unico, Alessandro Vittorini, assume un valore di protocollo di legalità e mira a regolare le iniziative e le attività che interesseranno tutto il territorio del comune dell'Aquila in relazione al piano di restauro della Basilica di Santa Maria di Collemaggio. Il protocollo servirà pertanto quale strumento finalizzato a rendere corretta e trasparente ogni attività ed insediamento d'impresa nell'area interessata dai lavori di restauro, che ricordiamo sono finanziati dall'ENI. Tra la fine di novembre e gli inizi di dicembre, ha dichiarato l'assessore alla ricostruzione del comune dell'Aquila, Pietro Di Stefano, la Basilica di Collemaggio verrà avvolta da una recinzione studiata e di grande impatto visivo, che evidenzierà la bellezza dei particolari della Basilica stessa. La recinzione sancirà di fatto l'inizio dei lavori di restauro che, secondo la tabella di marcia, dovrebbero terminare entro la fine del 2017. Inoltre è prevista nel contratto una clausola risolutiva espressa a carico del committente in caso di informative interdittive. L'impresa appaltatrice, infine, e le eventuali subappaltatrici dovranno dichiarare la propria adesione al protocollo, che costituirà un allegato del capitolato o del contratto e sarà vincolante per l'impresa sottoscrivente. E noi restiamo all'Aquila, dove è stato presentato il bilancio partecipativo del Comune. Filippo Tronca. Incontrarsi, proporre e ragionare, decidere insieme. Questa è l'essenza di un bilancio partecipativo, il cui valore nel percorso prima ancora che nel fine. Valore sottolineato con forza dall'assessore comunale Fabio Pelini nell'illustrare il programma del bilancio partecipativo del 2015 del Comune dell'Aquila. Incentrato questa volta sugli anziani, sulle loro esigenze e progettualità. A disposizione 70.000 euro, a cui forse potranno aggiungersene altri 30.000. Gli incontri, moderati dalla professoressa Lina Calandra, esperta di percorsi partecipativi, si svolgeranno nei 13 centri anziani della città e delle frazioni. Primo appuntamento il 25 novembre nel centro sociale della Rotonda, nel quartiere Torrione. Non ci saranno finanziamenti a pioggia, assicura Pelini, vista anche l'esiguità dei fondi a disposizione. Saranno premiati dunque progetti davvero validi, che porteranno un valore aggiunto alla qualità della vita in una città dove, a dover essere ricostruiti, non sono solo i volumi edilizi. Noi crediamo che gli anziani siano utilissimi alla nostra collettività e quindi vogliamo dedicare il bilancio partecipativo 2015 a loro, con le loro esigenze.
Quasi pronto poi il report dei bilanci partecipativi degli anni precedenti. Ecco, possiamo anticipare qualcosa? Sì, la partecipazione si poggia su tre gambe e la terza è forse quella più importante, perché è il cosiddetto monitoraggio ed è la fase che va a verificare se è stato tenuto fede a quello promesso. Monitoraggio significa in soldoni quanti soldi impegnati e quanti spesi. Esatto, esatto. Quindi stiamo per pubblicare, nei prossimi giorni verrà pubblicato sulla parte relativa alla partecipazione del sito ufficiale del Comune dell'Aquila, la rendicontazione, diciamo così, il monitoraggio del bilancio partecipativo 2013, che era quello relativo alle opere pubbliche, e il bilancio partecipativo 2014, quello relativo all'anagrafe dei progetti partecipativi, che ha visto coinvolte diverse associazioni che hanno portato progetti impattanti e che hanno manifestato buone pratiche. Un passo indietro, quali interventi, quali attività saranno oggetto di finanziamento, di aiuto che emergeranno dal basso dei centri anziani? Beh, intanto un'esigenza preliminare per due centri sociali anziani è quello della sede. Stiamo parlando del centro sociale di Aragno e quello di San Basilio, e su questo ci stiamo attivando e troveremo a breve una soluzione. E siamo alla pagina sportiva, parliamo di calcio, Serie B, con il Pescara che domani affronterà al Giuseppe Sinigaglia il Como, fanalino di coda del torneo. Dopo due sconfitte consecutive, i biancazzurri vanno alla ricerca del successo per rilanciarsi in classifica. La squadra ha raggiunto in tarda mattinata la Lombardia nel pomeriggio, allenamento di rifinitura da Piano Gentile. Per Campagnaro non dovrebbero esserci problemi, l'argentino dovrebbe scendere in campo domani al centro della difesa con Zuparic, qualora non dovesse farcela e in preallarme Fiamozzi. A centrocampo ci sarà l'impiego di Memusha, il capitano del Pescara e della nazionale albanese. Infatti, dopo aver giocato con la squadra del suo paese, ha raggiunto i compagni in terra lombarda. Pescara che sarà seguito a Como da oltre 200 tifosi. Parliamo ancora di Serie B, del Lanciano che è incassata la deroga per usufruire dello stadio Guido Biondi. Ospiterà domani, sempre alle 15, la seconda forza del campionato. Parliamo del Crotone. Il Lanciano dovrà fare a meno però di una pedina importante, si tratta dell'attaccante Ferrari che è infortunato, anche Turchi non è al meglio della condizione. In attacco prima punta sarà Marilungo, a centrocampo squalificato Paghera, spazio a Bacinovic. Ascoltiamo il tecnico del Lanciano, Roberto D'Aversa. Ma Crotone è un allenatore molto preparato, molto organizzato e chiaramente adesso vola sulle ali dell'entusiasmo, e la partita con l'Avellino, il primo tempo è stato non bellissimo da parte del Crotone, però dopo il secondo tempo è venuto fuori, ha vinto la partita, poi sa la posizione di classifica e ti permette di giocare in maniera più serena, più libera, e quindi magari diciamo che è come se non avessero niente da perdere, e quindi la serenità è il fatto di magari di andare in campo in maniera serena. Ma a prescindere dalla posizione di classifica che abbiamo noi, credo che nel momento in cui scendiamo in campo, so che è difficile, perché comunque la posizione di classifica non è di lì, da parte nostra, ma deve solo esserci lucidità da parte nostra per cercare di portare a casa il risultato a tutti i costi, questo è poco ma sicuro, però sempre in maniera lucida e serena. Chiaro che penso che per i giocatori confrontarsi in questo momento con la seconda in classifica è uno stimolo in più. E lì magari dove i risultati non vengono e quindi magari giustamente si subiscono delle critiche, uno ha voglia sempre di dimostrare di non essere la squadra che sta occupando quella posizione in classifica. Dopo aver perso due sabati fa lo stadio Adriatico con il Pescara, il Crotone torna in Abruzzo con la volontà di ottenere un risultato positivo. La squadra calabrese, seconda forza del campionato, e per il match di domani dovrà fare a meno però del centrocampista Salzano. Ascoltiamo le parole del tecnico Ivan Juric. Ivan Juric considera questo scontro, tra virgolette, questo incontro, meglio ancora, un testa coda. Ma sulla carta sì, penso che
realtà è completamente diversa, che sia Lanciano sia Crotone come Rosa si equivalgono molto, magari sulla griglia di partenza loro avevano qualcosa più di noi, penso che i miei ragazzi sono cresciuti tanto, che stanno facendo molto bene. È una partita difficile perché Serie B non è come altri campionati dove c'è un abisso tra uno e l'altro, qua se ti rilassi anche poco poco sei capace di perdere tante partite, per cui bisogna sempre rimanere sul pezzo, concentrato, andare al massimo e poi cercare di vincere le partite. Considerando che loro sono costretti a vincere perché la classifica gli impone i tre punti, questo potrebbe girare a favore del Crotone? Dipende di noi, può essere una arma per loro, perché vanno con tanta grinta, con volontà. Se noi riusciamo a ribattere colpo su colpo, non essere timidosi, può essere timidi, può essere anche un vantaggio per noi. Non avremo Salzano perché purtroppo sta attraversando un periodo non felice, gli auguriamo veramente una pronta guarigione. Per quanto riguarda il resto della rosa? Manca lui, che mi dispiace molto perché è un ragazzo che sta crescendo veramente. Niente di grave, vero? No, lui si deve operare a testicoli che ha preso una brutta botta, comunque quando fai un'operazione ci vogliono tempi di recupero. Gli mancherà Modesto, che ha un piccolo problema, che vogliamo comunque che non gioca questa partita e che recupera bene per la prossima settimana. E noi vediamo il quadro completo delle gare valide per la 13ª giornata. Vi ricordo che si giocherà proprio di domenica, dunque domani, per la sosta del massimo campionato per gli impegni della nazionale. Questo è il quadro delle gare: Ascoli-Perugia, Avellino-Latina, Brescia-Trapani, Cesena-Bari, Como-Pescara, Livorno-Vicenza, l'anticipo che si è disputato oggi con il risultato finale di 2-2, Modena-Provercelli, l'altro anticipo che si giocherà alle 20:30, dunque tra poco. E poi Salernitana-Novara, Spezia-Cagliari, Ternana-Virtus-Entella e Virtus-Lanciano-Crotone. Lasciamo il campionato di Serie B, parliamo di Lega Pro, del derby del Gran Sasso che si è disputato questo pomeriggio allo stadio Fattori fra L'Aquila e Teramo. Ha vinto la formazione di casa allenata da mister Perrone con il più classico dei risultati, 2-0 il finale, grazie alle reti realizzate nella ripresa da San Domenico e Perna. Vediamo il servizio e le dichiarazioni di San Domenico con il servizio appunto di Gianmarco Menga. Il derby del Gran Sasso va all'Aquila, che riassapora i fasti dei derby playoff di tre annate fa e torna a vincere dopo il tonfo di Pisa. Una vittoria spartiacque per i rossoblù, soprattutto per il momento da cui arrivavano gli uomini di Perrone, dilaniati dalle contestazioni verso la società, l'arresto del vicepresidente Massimo Pancini nel corso della settimana e una classifica deficitaria che con una sconfitta nel derby avrebbe visto il Teramo superare gli aquilani in classifica. Partita bruttina nel primo tempo con le due squadre che si studiano e lasciano poco spazio in mezzo al campo. Sul fronte formazioni, il Teramo di Vivarini rispolvera il classico 3-4-3 annunciato con Da Silva, Moreo e Petrella in avanti. Nell'Aquila l'intuizione vincente di Perrone si chiama San Domenico alla destra del 3-5-2 con Milicevic per la prima volta da titolare in campionato davanti al presidente del Pescara, Daniele Sebastiani. Al Fattori ci sono circa 1500 spettatori, di cui 400 assiepati nel settore ospiti. Riavvolgiamo il nastro e andiamo in cronaca. Dopo neanche un minuto, cartellino giallo per Bigoni per fallo sul peperino Petrella. La partita è avara di sussulti, la prima vera chance è per il Teramo. Grande trama rasoterra tra Petrella e Moreo, che servito in area di rigore stampa la conclusione sulla traversa, Zandrini battuto. Grande occasione mancata per l'1-0 Teramo. L'Aquila risponde solo dopo la mezz'ora, su un pallone scodellato in area, Perna lotta con Tonti, la palla arriva a Ceccarelli, provvidenziale, Scipioni in angolo, ma che chance per l'Aquila. A conti fatti sono queste le due grosse opportunità per passare in vantaggio. Nella ripresa esce l'Aquila alla distanza mentre cede il Teramo. Il gol che spezza gli equilibri arriva su contropiede, Mancini innescato in profondità, viene chiuso, quindi Ceccarelli prolunga di nuovo di testa per Mancini, assist al centro per Perna, controllo sontuoso, destro secco respinto da Tonti, arriva Sasà San Domenico, tapin sotto la traversa, sempre e solo lui segna il Teramo, quarto gol in 5 partite giocate contro i biancorossi tra Arzanese e L'Aquila.
Il killer del diavolo non ha però finito il lavoro. Poco dopo l'Aquila impacchetta il derby ancora con San Domenico, stavolta in veste di assist man. Traversone al bacio dalla destra, stacca da fermo Perna, incornata all'incrocio dei pali, 2-0 e titoli di coda. Nel finale piove sul bagnato in casa Teramo. Ingenuità di Altobello, trattenuto Perna in volata verso la porta, rosso diretto per il difensore teramano e inferiorità numerica. Al fischio finale, grande gioia in casa L'Aquila con il patron Corrado Chiodi che dedica la vittoria alla sua vice Massimo Mancini, agli arresti domiciliari da metà settimana. Nel Teramo, in sala stampa, sale solo Daniello. Si riflette sul tonfo nel derby e soprattutto su una difesa da reinventare per la prossima partita, viste le sicure assenze per la squalifica di Altobello e Perrotta. San Domenico, insomma, il vero e proprio killer del Teramo, l'uomo derby, quarto gol al Teramo in 5 partite. Sì, l'importante, ti ripeto, al di là del gol mio che sono contentissimo di aver segnato di nuovo al Teramo, però l'importante oggi era vincere, come ha detto il mister, oggi inizia un nuovo campionato, era importante fare questi 3 punti che ci permettono di guardare con un altro occhio la classifica. Senti, come l'hai vista la partita? Soprattutto può essere un po' la svolta della stagione, visto che comunque avevate tutto da perdere? Ma ti ripeto, noi oggi secondo me è stata la prima partita su 11 che abbiamo giocato da squadra, che ci siamo aiutati, abbiamo corso tutti e ci siamo sacrificati tutti. E secondo me, se questo è lo spirito, se lo manteniamo da qui alla fine, possiamo salvarci tranquillamente evitando i play-out. E noi restiamo all'Aquila per parlare di palla ovale, del weekend rugbistico abruzzese che non offre però grandi spunti di rilievo, considerando che il campionato di eccellenza osserva un turno di riposo. Germana Dorazio. Il weekend rugbistico abruzzese non offre molte occasioni per gli appassionati della palla ovale. L'Aquila Rugby Club infatti osserverà un turno di pausa insieme a tutto il campionato d'eccellenza. Questo stop arriva come una manna dal cielo in questo periodo nero. Mercier infatti potrà approfittare della pausa per mettere a posto un paio di elementi che fino ad oggi sono stati particolarmente carenti, come la mischia chiusa e l'occupazione degli spazi in fase difensiva. Per la Serie A, la Gran Sasso di Pierpaolo Rotiglio si trasferisce in terra toscana, Firenze per la precisione, dove affronterà i Medicei, secondi in classifica e in fase positiva. L'obiettivo di questa fase, il terzo posto, che significa salvezza matematica già a dicembre, è ancora a portata di mano, ma servono punti pesanti e la formazione dei grigiorossi è fortemente rimaneggiata. Rotiglio dovrà fare a meno, tra gli altri, di giocatori del calibro di Vaggi, Parisse, Mannucci, Lorenzetti e Lofrese. In Serie B l'Avezzano ospita la squadra cadetta della Capitolina, avversario tutt'altro che irresistibile. Per salvarsi i marsicani dovranno vincere anche lo scontro diretto con il Colleferro, ma cominciare a mettere in cassa qualche punto in più potrebbe facilitare non poco la marcia salvezza. Più morbida la situazione del Paganica. Vincendo domenica a Colleferro, i rossoneri consoliderebbero ulteriormente il secondo posto in classifica, portandosi ad una distanza ragguardevole dal quarto posto. In Serie C, girone G, la polisportiva L'Aquila Rugby ospita in casa il Tivoli, mentre il CUS dovrà vedersela con il Rieti in terra laziale. Nel girone E, la squadra cadetta della Gran Sasso ospiterà la Cenerentola del girone, il San Benedetto. E con il rugby siamo giunti al termine della nostra seconda edizione del TG6. Vi ricordo la terza alle ore 23. Grazie come sempre per averci seguito e buon proseguimento di serata.